74 a 62 ed è festa per Val di Ceppo. Si ferma a 2 la striscia di vittorie consecutive dell'Unibasket Lanciano nel girone di ritorno di Serie C Gold Nazionale. Dopo i successi con Assisi e a Foligno, un'altra compagine umbra, Val di Ceppo, ferma la serie positiva dei frentani. I lupi espugnano con merito il Palasport al termine di una gara che, eccezion fatta per alcune battute di gioco del primo quarto, li ha visti sempre condurre nel punteggio. Trascinatore degli ospiti, il lungo croato Milekic, che ha chiuso la gara con 23 punti e altrettanti rimbalzi. Nelle rotazioni del Lancione è pesata sicuramente l'assenza delle due guardie titolari. Oltre a Mordini ai box per i postumi di una botta al ginocchio patita a Foligno, coach Cora ha dovuto rinunciare anche ad Agostinone, non al meglio delle condizioni. In casa Lanciano non sono bastate la doppia, 21 punti e 12 rimbalzi di Cucinas e 18 punti di Capitan Martelli, che con le sue triple ha provato in più di un'occasione a tenere in partita il Lanciano. Parziali 20-28, 12-12, 15-15, 15-19. I frentani restano al terzo posto in classifica, mantenendo invariato il distacco con Foligno e con Matelica, che hanno entrambe perso. Unibasket tornerà in campo domenica per il derby d'Abruzzo contro Vasto. Il presidente Carlo Valentinetti. Una brutta partita, abbiamo avuto delle percentuali veramente molto basse che solitamente non abbiamo, quindi partita proprio affrontata secondo me male, anche se devo dire che hanno messo un grande impegno i ragazzi per cercare di capovolgere, ma il Val di Ceppo è comunque riuscito con una buona prestazione, con delle ottime percentuali, a tenerci sempre a distanza.